Per il vostro soggiorno in Liguria, Hotel Milano, in Corso Garibaldi, nel pieno centro di Sanremo, in una villa stile Liberty, è a vostra disposizione tutto l'anno. Ha interessato anche Lodi l'operazione antidroga eseguita oggi dalla Guardia di Finanza di Roma. Aveva propaggini nel Milanese e nell'Odigiano, la banda sgominata dalle fiamme gialle. 9 gli arresti eseguiti in tutta Italia a carico di una organizzazione che importava cocaina da Santo Domingo. Dovranno tornare alle urne il prossimo 8 giugno gli elettori di tre capoluoghi lombardi che dovevano scegliere il loro nuovo sindaco. A Cremona il sindaco uscente di centrodestra, Oreste Perri, ha raccolto solo il 33,33% dei suffragi, battuto da Gianluca Galimberti del centro-sinistra con 46% dei voti. A Bergamo il candidato del centro-sinistra Giorgio Gori si è aggiudicato il 45% dei voti contro il 42% del suo rivale Franco Tentorio. A Pavia, infine, il sindaco uscente Alessandro Cattaneo è stato scelto dal 46% dei votanti, mentre Massimo De Paoli del centro-sinistra si è fermato a 36%. 24enne di Vailate è rimasto ferito in un incidente avvenuto a Calvenzano. Il giovane al volante della sua auto ha sbandato ed è uscito di strada schiantandosi contro un muretto di cemento. È ricoverato all'ospedale di Treviglio in prognosi riservata. Il progetto CONI Event Point approda a Crema. A partire dal 14 giugno prossimo, i giardini di Porta Serio faranno da sfondo ad una lunga serie di eventi sportivi ai quali parteciperanno volti noti del panorama sportivo italiano. La manifestazione è stata presentata ufficialmente a Crema dagli amministratori locali e dai rappresentanti del CONI. Una donna di 39 anni è stata trovata senza vita in un'abitazione in Via Pomposa a Milano. È stata la sorella, allarmata dal fatto di non riuscire a contattarla, a lanciare l'allarme. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. 70 kg di carne e pesce avariati sono stati scoperti dai carabinieri in un ristorante in via Schievano a Milano. Inoltre, all'interno del locale è stato trovato personale non in regola. Il cibo è stato sequestrato e i gestori denunciati. In programma giovedì sera alle 21 nei chiostri del Sant'Agostino a Crema il concerto dal titolo Arte all'Opera. Si esibirà il mezzo soprano Giovanna Caravaggio assieme ai soprani Roberta Salvati e Barbara Lavarian. Le scenografie sono state curate dagli allievi del liceo artistico Munari. Un pediatra di 54 anni è stato arrestato con l'accusa di aver molestato e perseguitato un suo piccolo paziente di soli 12 anni. L'uomo risiede nell'hinterland milanese. È stata la famiglia del ragazzino a denunciare quanto stava accadendo. L'uomo era già stato denunciato per reati simili. Incendio nella notte alla Cascina Boccalera tra il Parco Tecnologico Padano ed l'A235 a Lodi. Il rogo ha interessato il fienile dove sono state distrutte 300 rotoballe. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio solo in mattinata. Gli alloggi sono stati fatti evacuare, 13 persone hanno passato la notte in un hotel di Lodi. Un uomo di 40 anni è ricoverato al Niguarda di Milano in condizioni molto gravi dopo essere stato travolto da una motociclista in via Visconti di Modrone. L'uomo si trovava a bordo della strada con il suo scooter quando è stato colpito dal motociclista.
Anche in questa occasione è stato il gruppo podistico casalese ad aggiudicarsi il primo premio della 32esima Caminada Ludesana. La gara non competitiva, organizzata dal gruppo marciatori lodigiani, ha richiamato a Villa Braila centinaia di appassionati di podismo. In gara anche il sindaco, impegnato su un percorso da 7 chilometri, ed alcuni consiglieri di opposizione in corsa invece per ben 18 chilometri. Paura a Zelo Bonpersico, dove questa mattina è esploso un quadro di una cabina elettrica. Due persone sono rimaste ustionate, sono intervenuti l'eli soccorso e due ambulanze del 118. I due sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. Due lavoratori completamente in nero e l'impianto elettrico collegato direttamente alla rete Enel. E quanto hanno riscontrato le fiamme gialle di Vigevano in un agriturismo di Castelnuovo. I titolari sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per furto aggravato e violazione di sigillo.